La Commissione Controllo e Garanzia che lunedì scorso ha affrontato il tema del digestore che ASET ha in volontà di realizzare sul territorio fanese ha riacceso il dibattito sia cittadino sui social che quello politico sulla tematica ecologica e ambientalista. La futura centrale dovrebbe avere una capacità operativa di 60.000-70.000 tonnellate per trasformare sfalci, potature, umido in biogas e anidride carbonica per ospedali e concime compostabile. Sul tema è intervenuta anche un'associazione di categoria, la Confesercenti, che ha definito il digestore incompatibile con una città turistica. Proprio perché il nostro compito è quello di tutelare la tipicità della zona turistica commerciale eh, città dei bambini e, e quant'altro perché visto che ci investiamo anche tanto è quello che ci interessa è avere anche attività che non impattino poi su questa, questa destinazione della nostra città ecco che cosa vorreste che non accadesse ecco. vorremmo delle assicurazioni che sia una cosa visto che dalle ultime notizie che sono uscite è, è una cosa di tipo provinciale il conferimento provinciale è già è, cosa ben diversa da quella che è un conferimento regionale, che non impatti, e questo i tecnici dovranno dirlo, ma questo dovranno anche conoscere le persone che vivono nelle zone dove eventualmente verrà installato questo digestore, e se le assicurazioni ci saranno e saranno ben definite e chiare, noi non siamo per il no, la nostra era solo una preoccupazione per chiedere informazioni su una cosa che ha preoccupato i nostri associati e ci hanno chiesto di verificare la cosa. La risposta dei diretti interessati alla sua realizzazione, ovvero ASET, non si è fatta attendere, annunciando che il prossimo 31 ottobre un'ulteriore audizione in commissione potrà dare ulteriori chiarimenti a questo riguardo. Parliamo di un progetto di prefattibilità, perché di quello parliamo, quello è sotto gli occhi di tutti, e la cosa che ci lascia un po' perplessi è la facilità e la superficialità con la quale vengono menzionate una serie di dati e di slogan che non hanno fondamento né riferimenti in nessun atto, né ufficiale né ufficioso e quant'altro. Ecco, grande interesse è anche il posto dove si farà. Il posto ce lo deve indicare la politica e le persone, perché il posto, è il posto che avrà tutte le garanzie possibili e immaginabili. La politica ovviamente d'opposizione però non ha gradito nemmeno il cambio di rotta del rieletto sindaco Seri che in campagna elettorale aveva escluso la realizzazione in loco del digestore tranquillizzando quindi in vista delle elezioni i residenti di Falcineto e Bellocchi, i papabili luoghi dove dovrebbe essere ospitato mentre aveva si sì ammesso che per le casse comunali realizzarne uno da parte di di asset era cosa buona e giusta